Mister, un Teramo che dopo questa sconfitta si trova a 2 punti dai play-out. Il presidente Campitelli ha detto che si aspettava un atteggiamento un po' diverso a prescindere dal risultato. Tu sei d'accordo? Sì, assolutamente sì. Al di là del risultato, l'atteggiamento... Eravamo partiti pure abbastanza bene i primi 6-7 minuti, poi il primo gol ci ha tagliato un po' le gambe, perché quando prendi un gol così, che poi avevamo anche preparato sinceramente, ti dà fastidio, perché sapevamo che facevano quella giocata, lo sapevamo, l'avevamo visto, l'avevamo anche detto e preparato, e noi abbiamo preso gol, poi è arrivato il secondo gol su una ripartenza su un calcio d'angolo, e quando prendi due gol così diventa dura riprendere la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di diverso, ci siamo messi con la mezza punta alle 2 punte, abbiamo tenuto forse meglio il campo, abbiamo giocato anche in maniera diversa, però abbiamo creato pochino per quello che potevamo. Magari se facevamo gol all'inizio potevi riaprire la partita all'inizio del secondo tempo e si vedeva una partita diversa, quindi dispiace, perché non era questa la partita che potevamo sbagliare. Quei due gol presi da altrettante ingenuità penso che siano episodi che facciano arrabbiare parecchio un allenatore. Sì, ripeto, ti arrabbi perché l'avevamo preparata, e quindi quando tu prepari e fai queste cose qui, logicamente dispiace, no? Dispiace perché ti danno fastidio, perché sapevamo quello che facevano e da questo è arrivato il gol, quindi diciamo che... L'arrabbiatura, non mi fate usare altre parole, è doppia, perché prendere gol così, poi anche sul calcio d'angolo, su una svirgolata nostra è arrivata la ripartenza. Quando tu regali due gol così, una squadra fisica, una squadra tecnica che palleggia bene, che ha delle buone individualità, fai fatica a riaprirlo. A 2 punti dalla zona play-out, un turno di riposo e poi ci sarà la gara della vita a Fano. Sì, purtroppo sì, adesso dobbiamo pensare a quello che abbiamo sbagliato, dovremmo far vedere la partita ai ragazzi, perché non, sbagliare così dà fastidio. Siamo a 2 punti da play-out, per noi la partita di Fano diventa la partita della vita, è come se fosse già un primo scontro play-out. L'ultima, se ti ha fatto piacere quello striscione esposto dalla curva della San Benedettese? Ma è inutile negarlo, che queste cose fanno piacere. E quindi ringrazio il pubblico di San Benedetto per questa cosa qui, però mi rimane l'amaro in bocca, perché volevamo fare il risultato e non ci siamo riusciti. Forse non hai visto Fedele, ma ci ha detto di salutarti molto affettuosamente. Non l'ho visto, l'avrei salutato volentieri.